Capitolo 2. Cambia il panorama. Il 21° giorno del settimo mese dello stesso anno, quindi un mese dopo, il Signore parlò di nuovo per mezzo del profeta Ageo. Il messaggio era rivolto al governatore di Giuda, Zorobabele, figlio di Shealtiel, e al sommo sacerdote Giosuè, figlio di Jozadak, anche perché in un mese non è che le cose sono cambiate più di tanto, e a quelli che erano tornati dall'esilio. E qui vediamo, ci sono delle difficoltà che si presentano subito. La prima, versetti 1-9, la leggiamo e poi voi vediamo se riuscite a dirmela in una frase sola, il messaggio. C'è ancora qualcuno tra di voi che ha visto il mio tempio come era prima al momento dello suo splendore? Beh, in 50 anni, se qualcuno è stato portato schiavo da ragazzino, giovincello, può essere ancora vivo. E adesso in quale condizione lo vedete? Non vedete che ora è ridotto a nulla? Tra lo splendore del Tempio di Salomone e quello che stanno costruendo loro, è un abisso. Per cui è il terzo aspetto di quel tono minore. Un discendente di Davide senza regno, senza trono. Un sommo sacerdote senza tempio. Un tempio Senza splendore. da quattro soldi. Un tempio da poco che non può diventare orgoglio più di tanto. È il tempio che ci sarà all'epoca di Gesù. Eppure all'epoca di Gesù il tempio di Gerusalemme è riconosciuto come un... Perché? Perché in quei secoli, i 5 secoli che separano, pian piano hanno abbellito e soprattutto è stato Erode. Erode, che era un idumeo, non era un ebreo, che è diventato re di Israele con la conquista romana, perché ha aiutato i romani nei loro maneggi nella conquista del Medio Oriente, per ringraziarsi il popolo, per convincerlo a accettarlo come re, e mi rompico tra le scatole, insomma, non continuare a rivolte, 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 ha speso cifre enormi per rinnovare, ristrutturare, abbellire il Tempio di Gerusalemme, per farlo diventare un qualcosa che li rendeva contenti. Quando tutti gli anni andiamo a Gerusalemme per la Pasqua, vediamo il tempio, e quello ti allarga un po' il cuore perché è un colpo d'occhio bello da vedere e non un affarino da quattro palanche che dice: oddio signore, che schifo. E poi magari anche quello. Per questo ora io il Signore dico: riprendi coraggio, Zorobabele, riprendi coraggio, Giosuè, sommo sacerdote, figlio di Jozadak. Coraggio, gente di tutto il paese. Mettetevi al lavoro perché io sarò con voi. Ve lo prometto io, il Signore dell'universo. Ho preso questo impegno con voi quando siete usciti dall'Egitto, perciò non dovete aver paura, perché io sarò presente in mezzo a voi. Poi c'è tutta una promessa escatologica addirittura. Fermiamoci qua. Qual è il succo? Affidarsi, sentiamo. Che lui non ti promesse, io presento la luce. E allora, se lui è sempre lì, dove sta il problema? Che devo essere io ad andare verso ad accorgermi che lui è presente, no? Io che lavoro, cioè dice no, stare con le mani in mano. Ma ha appena detto che sono partiti con i lavori. Ci sarà fermato. Avrà fatto il minimo indispensabile. Perché queste sono le mie capacità, le nostre capacità che abbiamo, nel senso, siamo così fiorenti. E si sono fermati prima de Feneser, ieri essendo ieri Yach. E allora il problema qual è? Basta aver deciso una volta per poter arrivare in fondo? Bisogna rinnovarsi, rinnovare, rinnovare. Ognuno dei. Che è pure come della vita, né? Se tu vuoi realizzare qualcosa, basta deciderlo un giorno e partire in quarta. Se tu ci detta, rimetti a me la quarta. No, no. Ecco il perché delle 3 volte coraggio, coraggio, ripetete 3 volte in poche righe, un superlativo. O vi ridate animo dentro, o tutte belle pie, senso di animo. Quindi la difficoltà è della continuità. Cominciare non è facile, andare avanti, continuare è più difficile. Mi viene in mente quella scena del film La battaglia di Algeri, di Vesta per caso, di Gino Pontecorvo, bellissimo. Se vi capita, La battaglia di Algeri è degli anni 60. Comunque, c'è una scena dove
in un momento critico della rivolta algerina contro i francesi, pensando che il problema è arrivato all'ONU, quindi è la settimana prima di, e lì sono i capi responsabili della rivolta che si trovano insieme, e a un certo punto c'è uno dei capi storici, quelli dell'FNL nazionale, che parla con uno dei capi dell'FNL, il Fronte di Liberazione Nazionale, di Algeri, El Gavis. Ali, come va allora? Sei contento? Sì, sono contento, però non sono d'accordo lì. Di che cosa? Di aver sospeso gli attentati in vista della discussione all'ONU. Perché? Perché io direi che è proprio questo il momento di farsi vedere. Sì, ma detto Gavis, ma sta attento, perché guarda che non è soltanto la forza che conta, ma anche l'affidabilità. Se all'ONU pensano che noi siamo soltanto dei terroristi, come ci dipingono i francesi, mai ci ascolterà come Bin Laden anche, no? Sì, ma è dura però. E lui deve rispondere, vedi Ali, cominciare una rivoluzione è difficile. Portarla avanti è più difficile. Riuscire ad arrivare allo scopo, vincere, è più difficile ancora. Ma le vere difficoltà cominceranno soltanto dopo. È che la scena là l'ha meritata impresa, sia perché quando si è visto il film, quando l'abbiamo visto la prima volta, stavano già combattendo tra di loro i capi delle FLN, i francesi cominciavano a scanastrare loro, finché ne è rimasto uno che ha preso il potere, Boumediene, è andata avanti per vinta in lui. Comunque è molto vera. Il vero problema non è cominciare, è per